Foroni. Sì, sì, si è ripreso dal Covid. Questa cosa, Matteo, è inutile, perché cioè, se la qua va in diagonale, perché ci metti una mano che gli levi un tocco a lui? Ce l'ha pulita tanto, che cazzo gliene frega? E proprio, tu nel suo riferimento, la palla si dà pazienza, c'ho il difensore, e dice, sta facendo questo, gli sei levato un'occasione per fare tre tocchi e vince lo scambio. Dietro il peso sulla punta dei piedi. Devi stare fermo, Dio santo, con tutto il resto, cioè le gambe non le usi su tutto il resto del corpo sbagliato. 7-6, palla. Pietro, parte tutto dall'appoggio, se già l'appoggio è una merda non potrai fare di meglio. Attaccando la destra, quindi in teoria tu devi stare su questa traiettoria e al massimo la palla veloce la copri con un tuffo. Sette palle. Chiaramente se sei forte al centro del campo tu devi avvicinarti alla linea laterale, però ti sarebbe già stato attacco che faccia questo, tu invece continui a fare così. Ha avvicinato il campo e tutti avvicinano la linea laterale. Però prima che lui attacchi. 7-8. Però ti ripeto, devi fare prima che lui attacchi, invece siedi e. Sì, ma con un po' di rapidità l'hai fatto rallentatore. 7-9, sembra di stare la moviola. No! Lì devi lasciare che copra. 8-9. Lì c'è il muro, ti fermi lì e basta. Non era, la palla non era fuori asta, perché la burata perfettamente a risci. Non abbassare il braccio e la schiena. Lo prendi alto e lo spingi qua sul fondo campo. Ok, se ne anticipo Paolo. Troppi errori diretti, Alberto, lavora questo pallone. Ti è scappato, l'hai mancato completamente, cioè, poi con le mani stavi dritto, l'avevi tenuto 70 volte, l'avevi spento. No, tu sei rimasto, lui ha chiamato una palla vicina, ok, tu ce l'avevi qui, tu sei rimasto fermo e hai fatto così, non ci puoi arrivare, non hai 2 metri di braccio, mi dispiace. 9-10, bastava fare mezzo passo per coprire con il rimbalzo. Ottimo. Braccia. Pietro, tieni le mani fuori dal corpo, qui devono stare le tue mani, c'è troppo queste movenze scimmiesche.
Ti è scappato ancora. Mancato compito. Lui attacca qui, tu hai saltato. E Paolo era senza muro. 9-12. Seguilo con i micro passivi. Molto bene. 10-12. Seguilo ancora meglio, coprilo di più. Con Alberto devi seguire molto bene. Palla è dentro, 11-12. Pietro, attenzione per favore, cioè, c'è un deficit di attenzione che è roba da psicologo. 11-12. Frontale la difesa, muovi i piedi, prendi di petto. 12 pari. Non voler attaccare un pallone che è di là, Alberto. Lo spingi e lo abbatti, oppure te lo rigiochi. Ma se lo attacchi sei perdente. Lui c'ha due mani, tu ne hai una. 13-12. Essere un vero colpo d'attacco, Pietro, non serve un cazzo così, non devo rigiocare facile, devono allenarsi. Tu non sei allenante. Ottimo pallone. Lì potevi fare un passo in più perché la palla aperta è rimasta corta. Pari. Esatto. Ma perché cazzo la lancio là? Io devi fare una tecnica, tu devi fare. Ma è ovvio. 14 pari. Molto bene. Cazzato. 15-14. Non stare sul fondo del campo a mani unite. Si attacca sullo stacco, obbligo di stacco, potete fare tutto meno l'attacco forte. Chiaramente se attaccate sul difensore va bene uguale, perché sta al centro del campo. Lui è obbligo di stacco, così hanno palla a filo ma non possono attaccare forte. Può staccare quello che vuole? No, stacca solo lungo lì. Sì. Palla. Se salti la palla la spingi tu. Questa palla andava a rallentatore, potevi fare quello che volevi. Se così non ne vuoi la tieni in alta, ma se salti è finita. Cinque, sei. Ma perché sto saltando? Però Paolo la devi chiamare, se no lui tutte le volte va a caso, va. Che la palla è dentro. Anche se sai che lo sa, fallo, perché è la seconda volta che non lo sai, manca il pallone. 5-7.
Anche perché lo stanno scavalcando tutti, cioè lì ci devi mettere una pezza a te. Lui non ci può fare niente purtroppo in questa situazione qua. 5-8. No, ancora, non è una situazione di gioco che abbia un senso, ma è alle... Molto bene, spingi da bene. Occhio che ti stava scappando, ti mancava sempre... Sempre con... Perché non lo tieni così? Ti manca un mezzo passo, questa è pigrizia mentale di quel uomo di fare così e così. Sei otto, cioè sei fortunato perché Alberto comunque sì, attacca bene ma non attacca benissimo, ok? Se ci avessi gioco qualcuno di più ignorante, tutte le volte avrebbe mani e fuori perché sei tutto fuori posizione. Però non si passa la palla, porca la puttana, che è sta roba? Anche così? Per davvero? Sei nove, sì, questa è proprio la forzata a tutti i costi, eh. No! Se fa la palla corta la farai in nocca, lo vedi e se entri, non vedo dove sia il problema. Questo è esagerato. Non abbassare, carica e chiudi col braccio alto. 7-9. Molto bene. Molto bene l'attacco. 8-9, occhio Paolo che in difesa si sta muovendo al contrario. Ed è al centro del campo con lui a muro, si è sposto in diagonale quando lui ha staccato e poi si è dovuto tornare al centro del campo perché attacco dal centro del campo. Facendo una fatica inutile e dando dei riferimenti bruttissimi. Bellissimo. Centro del campo, avvicina la rete e la linea laterale. Non ha una palla buona, staccato per forza perché a muro è inutile. Però se è centro del campo così, che colpo farà mai? Cioè, minimo un passo te lo prendi. Sette e dieci. Sei troppo corto e stretto. Lui ha staccato, deve essere più al centro del campo te. 8-10. Ottimo, no peccato, 9-10, questa buona difesa, bravo. Berto, incontro, gioco, fai cose semplici. Ma no, perché hai saltato indietro? Staccavi fermo, il partito così è saltato, così doveva scavalcarti in nocca, porca puttana. Allora, Matteo, fatti scavalcare la palla dietro, non è tua, cioè quelli che stai prendendo te non sarebbero tue. No, ho fatto un salto per andare avanti. Non per... No, hai fatto proprio così, cioè, non ho capito perché pensavi che ti scavalcasse in onda, hai saltato in alto e indietro, cioè pensa a te. Lo so,
stacco? Nello stacco. 9-11. Bravissimo. Fuori. 9-12. Pietro, palla corta, alta sopra di te, poi ti scanzi. Non devi passare il pallone mai. 10-12. Pietro, hai troppo queste movenze scimmiesche, io non so dove vengano, ma sembri veramente un orango. 12. La scoordinazione, io è raro che abbia mai visto una persona così scoordinata da uomo, cioè delle donne ci sta, ma da uomo è veramente una cosa rara. Discorso Alberto, se tu schiacci il pallone non puoi vincere su una mano rigida, la devi spingere te oppure te la rigiochi, ma questo non può funzionare. Guarda, quell'attacco che ho fatto adesso, che ha preso la rete, qui devo palleggiare. 12 pari. Fuori tempo te. Perché una palla così alta? Gioca a palloni più bassi. 12-13. Molto bene. 13 pari. All'inizio pensavo fosse un'idea geniale quella che hai fatto, poi hai concluso molto male. 'Devi solo abbassare il colpo, cioè tu continui a fare questo per spingere in alto, lo tieni qui e lo chiudi. Pari 13. Mamma mia. Sei anche veramente uno dei rari casi di uomo che non riesce a saltare, cioè penso sia tu sia l'unico tra l'altro. Lì l'unico che può aiutarti è Paolo, che può prendere quel pallone. Set point. No, 14 pari. Non si fanno le nocche col braccio basso. Le nocche col braccio basso le fai solo se sei sopra la rete. Nel tuo caso probabilmente non succederà mai. 15-14, match point per noi. Ciao.
16. Acqua. Palla. Cinque, sei. Sei pari. Palla. Ancora, fermi, 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 fermi. Palla. Sì, ma è una merda il palleggio, senza tecnica, è orribile. Sette palle, cioè il braccio sotto le palle. Pietro, salta a muro del riferimento Alberto, perché ti stacchi la rete con palla a filo? Cioè che cosa devi fare è saltare dal riferimento Alberto, basta. Fermi, ragazzi, cioè facciamo andare una palla per l'attacco diagonale, cioè non mi sembra di fare un esercizio così complesso, Se no ci mettiamo a fare delle alzate e va bene, uguale. Salta a muro e voltati, non ti staccare da lì. C'è pezzo, Giusto. Non devi voltare il torso. Questo in uscita e poi vai verso il palo. 8 palle. Come pare? Non ti scomporre, tieni le mani alte e non le abbassare. Pietro, fai la tecnica in salta muro, poi sei così, non serve a niente. 9-10. La palla è molto lenta. Quando il pallone si soltiene, infatti non glielo diamo. C'è.
detto, l'unica cosa che ti ha richiesto era fare un bug, non sei riuscito a farlo. Questo non so cosa tu abbia con 9-12. Doppia. 12 pari. Alzare mai con il sempre 90 gradi, mai angoli acuti così. Gli angoli acuti no, 90 gradi. 13-12. Stacco. Rallentatore, tu devi essere fermo prima che loro tocchino il pallone, quindi da qui incroci tu, fine, massimo 4 metri. Vai, partiamo adesso, devi stare le mani qua, non esiste nessuno che ti metta il pallone davanti a te stando su 3 metri. 5-6. Qua sotto le palle.
7-10. Peccato, bravo. 8-11. Bravissimo Alberto. 'A manto, ma non può cascare palla corta. 9-13, che schifo di palletto. A manto gioca solo palla corta, questo. Motivo per cui non esistono i mattoni sul mare. 14. Quindi a terra non puoi mai passare, questo è maschile, non femminile. 10-14. Pallone in zacca.